tendenza per essere qui, in questa finale del mondo sicuramente. Si percepisce quel rumore tipico del sugo nella pentola. Diego! La sciarpa del Napoli al collo. Sì, preso di lui. Bambino. Il Milan ormai è campione d'Italia. Tu dimmi quando. Quanti modi ci sono oggi per descrivere questa partita? Una finale del mondo, come la ribattezzò nel campionato 87-88 Diego Armando Maradona. La musica della Champions League questa volta farà da sottofondo musicale a questa spettacolare partita ricca di storia dentro e fuori dal campo. Un urlo così forte al termine della canzone europea solo a San Siro o allo stadio Maradona. Creatura bella e dannata, da cui è meglio stare alla larga. Napoli come Partenope, uno spartito da non ascoltare. La seduzione di una sirena pronta ad ammagliare i suoi avversari. La storia di questa prima assoluta in Champions tra Milan e Napoli affonda le sue radici ancora prima che Partenope giungesse in quella che poi divenne Neapolis, la città nuova. Un viaggio europeo, un'odissea da portare a termine. Qual era la caratteristica principale di Ulisse? Non certamente la forza, ma la grande intelligenza e furbizia. Come Pioli non ha a disposizione la formazione più forte presente nella competizione, ma insieme al gruppo tutte le caratteristiche per superare gli ostacoli davanti a sé. Fu così che, come Partenope si lasciò morire in mare per l'insensibilità di Ulisse al suo canto, la sirena fu ritrovata sull'isolotto di Megaride, la piccola isola di Napoli su cui oggi sorge Castel dell'Ovo. E fu così che nacque la città che tutti oggi conosciamo. La terz'ultima prova che Omero mise davanti al suo protagonista, la terz'ultima prova prima del trofeo. La voglia di Ulisse di conoscere, la stessa voglia di ascoltare le sirene, deve essere il desiderio di raggiungere qualcosa di mai provato prima, in una partita mai giocata prima. È da Partenope che si sviluppa una delle città più belle del mondo, Napoli, già capitale europea all'inizio del 600 insieme a Londra e Parigi. Un luogo capace di far convivere in quegli anni nobiltà e popolo. L'aristocrazia amava la gente comune e viceversa. Oggi poco è cambiato, calcisticamente parlando, il gotha del calcio internazionale è ammaliato dallo spettacolo portato dal Napoli. Una terra ricca di storia, una città contaminata da diverse culture con una lingua riconosciuta come tale. Non esiste il dialetto, è un idioma che spesso non trova traduzioni, un po' come la lingua del pallone. La maglia azzurra è in onore della dinastia Borbone che aveva regnato a Napoli. Nello stesso stemma dei re c'era infatti l'azzurro dell'antica stirpe reale. La N della città è il simbolo attuale che per anni però è stato il ciuccio, l'asino. L'idea iniziale era quella di raffigurare un cavallo sfrenato, un destriero simbolo della dinastia Borbone. Il primo anno però andò veramente male e il Napoli perse tutte le partite. La leggenda vuole che un tifoso deluso disse: «Altro che cavallo, questa squadra mi sembra un ciucce fechella». Fechella significa piccolo fico ed era il soprannome di un fruttivendolo che portava sempre con sé un ciuccio. Beh, frase raccolta e titoli subito sui giornali, così nacque il logo che per anni rappresentò il Napoli, che negli anni divenne un portafortuna, animale caparbio e allo stesso tempo furbo. Incontreremo un Napoli che non vorrà utilizzare paraustielli per restare in tema, ma che può sgusciare una sola parola ripercorrendo tutta la storia della città. Il paraustiello è una scusa particolarmente argomentata e improbabile, utilizzata per convincere l'interlocutore di qualcosa di insostenibile, scusanti per non riuscire a fare qualcosa. Dallo spagnolo para ustedes, per lei, per voi, un saluto cerimonioso. Greco, latino, arabo, inglese, francese, spagnolo sono passaggi per arrivare all'arte, alla cultura, a Totò.
Ed è così che ci si imbatte, anche per conoscere la formidabile profondità del napoletano, al paltò di Napoleone. Chi non lo ricorda, Casalduomo, Pizzicagnolo, Charcutier. Famoso il passaggio in cui Totò, in Miseria e Nobiltà, per dire Salumiere attinge a tutti i colori di Napoli, dal francese Charcutier al Pizzicagnolo, dallo spagnolo Pinchar fino al Casalduomo. Caseum et Tholium, poi in americano, Cheese and Oil, il Salumiere, insomma. Quanti modi ci sono oggi per descrivere questa partita? Una finale del mondo, come la ribattezzò nel campionato 87-88 Diego Armando Maradona. Arriveremo anche a lui, arriveremo a quella gara. Prima però partiamo dalla prima finale tra le due squadre, il primo dei cinque precedenti che ripercorreremo insieme, la finale di Coppa Italia del 1972. Napoli e Milan si affrontano così per la prima volta in una finale, il 5 luglio del 1972, all'Olimpico di Roma. Le due società avevano entrambe vinto una volta questo trofeo. Il Napoli lo sollevò nel 62, ben 5 anni prima del Milan. Il Milan di Rocco era pronto ad affrontare il Napoli di Giuseppe Chiappella. In quella stagione il Milan sfiorò il titolo, chiudendo al secondo posto ad un solo punto dalla Juventus. Il Napoli galleggia per l'intero campionato a metà classifica. La finale è l'ultima occasione per vincere qualcosa. In Serie A, a 5 giornate dalla fine, l'1-1 di Verona risulterà decisivo e negativo. Sarebbe stata solo l'anticamera della Fatal Verona che il Milan avrebbe conosciuto. Lo stesso Bigon, insieme a Rivera e Prati, guidano il Milan al trionfo della 15ª edizione della Coppa Italia. La sfida è sofferta, al primo tempo tirato Rocco trova la mossa vincente, inserisce Margherini al posto di Golini, infoltendo il centrocampo. Una volta era così, si giocava uomo su uomo, con marcature fisse, il 5 sul 9, il 3 sul 7, il 2 sull'11. All'ala destra a Napoli mancava Manservini, sostituito dal giovane Pincelli, ma soprattutto si fa sentire l'assenza di José Altafini. Secondo la storia, l'esperienza dei giocatori del Milan ha permesso ai rossoneri di vincere la seconda Coppa Italia, che ha celebrato in grande stile. È stata la partita del ragno nero, Fabio Cudicini. L'intervento salva tutto nel primo tempo su Macchi nega il vantaggio azzurro. L'estremo ha continuato la gara con 4 punti di sutura alla testa, dovuti proprio a quel salvataggio. Sarebbe stata l'ultima partita di Cudicini con il Milan. Abbandonare il campo è davvero impensabile. Il calcio è sempre stato uno sport semplice. Il portiere para, gli attaccanti segnano. Prati calcia e Panzanato beffa con un'autorete, Zoff ad inizio ripresa. Zoff, promesso sposo, alla Juventus. Rosato la chiude a 12 dalla fine. Il Milan ha la meglio sul Napoli e alza al cielo la seconda Coppa Italia della sua storia. Come tenere il telefono in tasca e godersi il momento. Maradona è stato così bello per Napoli che quasi passano in secondo piano i trofei vinti dal Pibe d'Oro in città. Rimane un tempo scandito dalle sue gesta. C'è chi ha visto giocare Diego e chi no. Qualcuno se n'è andato troppo presto o qualcun altro doveva ancora nascere. Il 10 è l'anello che l'Argentina ha regalato a Napoli, il simbolo di un amore mai così grande tra un calciatore e una città. Il Milan invece ha storicamente fatto l'amore con il Brasile per restare in Sud America, laddove grandissimi campioni hanno scritto pagine del libro rossonero. Il Sud America, insomma, ha amato e amerà sempre questa sfida. La pizza, il caffè, la musica napoletana, la tradizione teatrale Maradona. Come partenope, Diego scelse Napoli, non il campionato italiano, all'epoca il migliore del mondo. Il Diez voleva Napoli. Maradona diventa mito. Il club vince grazie alla magia argentina e all'amore che riempie tutta la città. Arriva il primo scudetto, la prima Coppa UEFA. Maradona è rivalsa, è sogno, è Napoli. Prima di questo iconico Napoli-Milan 1988 bisogna fare un passo indietro. Il Napoli è campione d'Italia in carica e Maradona ha trascinato con 10 reti in Serie A gli azzurri al primo titolo. Il campionato 87-88 però vede il Milan aggiungere due pedine come Gullit e Van Basten e la guida tecnica è affidata ad Arrigo Sacchi.
mentre il Napoli, con l'acquisto di Careca, forma la Magica con Maradona e Giordano. Il Napoli parte con 5 vittorie consecutive e si aggiudica il titolo di campione d'inverno. Il 10 aprile, a 5 giornate dalla fine, il Napoli conduce con 4 punti di vantaggio su rossoneri. Il Milan, a partire dalla settimana successiva, sfrutterà però il calo atletico di cui furono vittima i partenopei, inanellando 2 successi che si rivelarono decisivi. Il 17 aprile vince a Roma 2-0 senza Ancelotti, sostituito da Bortolazzi. Virdi Segulit in avanti, proprio l'olandese, spizza per la testa di Pietro Paolo che insacca 0-1. La Roma spreca un paio di occasioni, grazie anche ad un super Galli. L'ex Lidl non trova la quadra e così i rossoneri la chiudono con Daniele Massaro. Ora i tifosi ci credono, gli azzurri perdono a Torino contro la Juve. Il Napoli ora è a più 2 e a Milano si gioca il derby. Volete andare lì a sbancare Napoli? Ah, chi lo sa, noi speravamo di arrivare con 2 punti di distacco, adesso ce li abbiamo. Adesso domenica abbiamo una partita molto dura perché l'Inter sta andando molto bene, quindi il derby per noi non è che sia partita già vinta. Il presidente Berlusconi chiede alla squadra la castità prima di una stracittadina così importante. Il club mette a disposizione invece, al prezzo di 1000 lire simboliche, una bandiera rossonera con cui i sostenitori possono colorare tutto lo stadio di San Siro. Sacchi predica e predicherà calma anche dopo la vittoria per 2-0. La superiorità del Milan è palesata da Zenga, che nel post-gara commenterà così. Mi dispiace soprattutto per quella frangia di tifosi nerazzurro che credeva ancora che magari vincendo un derby si potesse salvare una stagione. Mi dispiace per loro perché in questo momento un'umiliazione così, essere a 13 punti dal Milan e 14 dal Napoli, deve essere davvero... No, è tremendo perché io sono primo interista, per cui chiedo scusa a nome dei miei compagni e a tutti la tifoseria perché davvero non ci sono parole. Nel frattempo il Napoli impatta a Verona 1-1. La finale del mondo si può giocare. I partenopei hanno un punto in più del diavolo. Paesaggi mozzafiato e bellezza storico-artistica, creatività inventiva. Così che nel periodo natalizio spunta la tombola, perché nel 700 il gioco del lotto sotto Natale fu vietato, ma impossibile fermarsi. Ecco allora che i napoletani lo riprodussero in casa, inserendo i numeri in un cilindro di juta che assomigliava al cilindro che serviva per lavorare il tombolo. Tombola! Essendo però vietato, bisognava ingegnarsi per non essere scoperti. Quale modo migliore di non chiamare i numeri mai significati? Una volta in America i napoletani si ricordavano di quel gioco, ma non il nome. Però quei fagioli che coprivano i numeri erano nella mente di tutti. Bean's Game! Bingo! Napoli-Milan assegnerà, e lo immaginano tutti, il prossimo scudetto. Si gioca l'1-5. L'Italia, la mano nella smorfia. 1 l'Italia, lo scudetto. 5 la mano, riferimento a Maradona e a uno dei suoi gol più famosi, la mano de Dios. I numeri raccontano qualcosa, compongono il mondo, così il 30 aprile 1988 sulla ruota di Napoli escono 26, 38, 41, 54 e 90, la paura. Anche sulla ruota di Milano, coincidenza, esce lo stesso numero, il 90. Il sentimento che si respira in tutta Italia è proprio questo. Chi perde è fuori. Mancano per tutti 90 minuti. La vigilia è grigia, in città schizzicheia, quel lento costante piovigginare e le bandiere azzurre fuori dai balconi perdono forza. So già che ridurranno questa partita ad una sfida tra me e Maradona, racconta Gullit nel pregara. Ma non mi piacciono questi dualismi, anche se infiammano le folle, sarà la partita dell'anno tra le due squadre che giocano il miglior calcio. Andremo lì per vincere e so che vinceremo. Raccoglieremo anche gli applausi dei napoletani, gente che sa apprezzare il bel calcio. E così sarà. Dalle dichiarazioni di Zenga, post derby si evince come i tempi siano cambiati, come le interviste fossero anche ricche di peperoncino. Ed è così che le prime pagine dei quotidiani sportivi dell'epoca titolano in prima pagina i virgolettati di Maradona,
Il Corriere dello Sport riporta: vinciamo 2-0, in barba alla scaramanzia, è Maradona a dirlo. Tutto Sport rilancia con le parole di Gullit, che ribalta e riattacca: so che siete in crisi. Botta e risposta, insomma. Maradona, mi fai ridere, puoi solo segnare in fuorigioco, altri tempi. La Gazzetta: domenica non voglio vedere bandiere rossonere, sarà il cimitero del Milan e devono morire. Parole musica di Diego Armando Maradona. Maradona, insomma, ha provato a caricare l'ambiente, ma un treno speciale direzione Napoli, carico di tifosi del Milan, era pronto ad arrivare al San Paolo, pronti a fare festa. Il clima è rovente, lo abbiamo detto, e i sostenitori di casa cercarono nella notte della vigilia di infastidire i giocatori del Milan sotto l'hotel Jolly di via Medina, sede del ritiro dei rossoneri. Ma gli stessi ultra saranno quelli che sportivamente alla fine applaudiranno i futuri campioni d'Italia. Diego, ho visto che stretto la mano a Gullit, ti stai scambiando qualche parola? Ah, è un grande campione, adesso dobbiamo stare zitti, giocare pochi istanti. Che sai nel cuore? Che senti nel cuore? Una gioia immensa per essere qui in questa finale del mondo, sicuramente. Bianchi rinuncia ad una punta fissa schierando Bruscolotti al posto di Ferrario, lasciando intendere ai padroni di casa che al Napoli sarebbe andato bene anche un pareggio. Van Basten sta recuperando, per questo partirà ancora dalla panchina. In avanti Gullit e Virdis. Il Napoli gioca uomo, come spesso accade in quel periodo storico. Gullit marcato da Biliardi, Bruscolotti su Donadoni che agisce dietro le due punte. Virdis francobollato da Ciro Ferrara, il Milan ovviamente con l'innovativa zona. Il Napoli parte guardingo, rintanato dietro alla ricerca di qualche sporadica sortita offensiva. Il retropassaggio all'epoca era un bel escamotage per perdere un po' di tempo e il Napoli si affidava spesso al passaggio proprio al portiere. I padroni di casa cercano di attaccare e proprio in quel momento vengono puniti. Maradona appoggia De Napoli, che viene aggredito da 5 rossoneri. Il pressing di Sacchi alla meglio. Ancelotti parte in contropiede, punta la difesa del Napoli e dopo 40 metri è Renica a commettere fallo. Da qui arriva il gol di Virdis, opportunista d'eccellenza. Garella è battuto, 0-1 Milan. Il Napoli prova ad alzarsi e ancora una volta da palla inattiva arriva il gol. Maradona coccola la sfera e toglie le ragnatele con un pennello. Tiro a 72 km orari da 20 metri, è 1-1 all'ultimo secondo della prima frazione. Il Milan scende sul terreno di gioco inserendo Van Basten al posto di Donadoni. Per l'olandese è la presenza numero 9 in campionato per via dell'infortunio alla caviglia. Gullit così può partire da lontano, dalla corsia esterna, e proprio da lì arriva un altro assist, questa volta per l'inzuccata di Pietro Paolo Virdis. Gullit è straripante e, come da pronostico, le sue qualità sono incredibili ed il Milan punisce ancora in contropiede. Gli ultimi 15 minuti saranno un vero e proprio spettacolo. Il numero 10 offre a Van Basten uno dei gol più facili ma importanti della storia. Passano 2 minuti e vediamo un'altra curiosità, ora non più permessa dal regolamento, un po' come il retropassaggio al portiere. Il direttore di gara Lobello può toccare la sfera anche a gioco fermo e la passa per la rimessa laterale. Colombo e Ancelotti non sono attentissimi e Careca la riapre. Il pari sarebbe come una vittoria per i partenopei. I tifosi stanno pepetian. Si percepisce quel rumore tipico del sugo nella pentola. La carne cede al sugo come il Napoli a quel grande Milan. Al triplice fischio Baresi si accascia in lacrime per la gioia, abbracciato dai compagni. Il Milan è davanti e lo resterà fino allo scudetto. Il pre è servito per caricare l'ambiente, ma nel post viene ripristinato un clima di passione controllata per il football e di amore. Con i complimenti di Sacchi al pubblico partenopeo e Gullit, l'antagonista per eccellenza, con la sciarpa al collo del Napoli. Una grande partita di Milan, sì, veramente sì. Senti, la sciarpa del Napoli al collo. Sì, preso di lui. Il bambino. Sì.
sincerità, obiettività, spontaneità. Maradona dà lo scudetto al Milan. Il Milan ora è campione d'Italia. Credo che il Milan ormai è campione d'Italia. La ricca storia della canzone napoletana vede tanti interpreti, ma per entrare nel cuore del pubblico del Napoli Calcio arriverà una bolognese. Il Latino America torna ancora. Le tendenze e i gusti del pubblico a fine anni 40 vengono condizionati dallo stile latinoamericano imposto da Hollywood e quindi si diffusero brani al ritmo di rumba, cha-cha-cha e samba. Nella Pizzi, nel 1948, incide con il Duo Fasano una delle canzoni che verrà trasformata nel coro forse più famoso di tutti i tempi, O Mamma Mamma, scritta con il pattern ritmico di Begin, ballo di coppia, simile alla rumba. L'influenza è quella, O Sole Mio, per esempio, ha il ritmo di Habanera, danza di origine cubana. Curiosità, Nilla Pizzi vinse nel 52 la prima edizione del Festival della Canzone Napoletana, in quel caso però con Desiderio e Sole. Tornando alla canzone originale, sai perché mi batte il corazon? Me gusta un bel muchacho, diventa il più famoso Ho visto Maradona, lo voglio già sposare, invece innamorato son, perché l'amore è più grande anche del matrimonio. L'immagine della prossima sfida che andremo a raccontarvi vede Maradona protagonista, stagione 89-90, e al rientro negli spogliatoi, beh, c'è la foto. Quel momento lì, Diego indossa la maglia del Milan, una gioia per gli occhi, era la maglia numero 6 di Franco Baresi. Di fianco a lui si può riconoscere anche Tommaso Starace, storico magazziniere del club, famoso per l'esultanza che Ciro Mertens gli ha dedicato. Famoso anche per il suo buonissimo caffè, o meglio, o caffè, con due C, sì, perché è rafforzativo, perché con una C cambia anche significato e vuol dire bar, caffè, le mille sfumature del napoletano. Ottobre 89. Al termine di quella stagione il Napoli conquista il secondo scudetto della sua storia. Il Milan ad inizio campionato acquista Simone e Borgonovo. Il Napoli pesca dalla C un giovanissimo Zola. Alberto Bigon è il nuovo allenatore del Napoli. Appena invitato da Maradona al matrimonio con la sua Claudia, Sacchi non può contare su Gullit, Van Basten e Donadoni. Nella sfida precedente contro la Fiorentina ripeschiamo due spunti interessanti. Rijkaard, che chiude quella gara da centravanti, anche su consiglio di Berlusconi, che in realtà lo vorrebbe 9 proprio anche nella sfida contro i partenopei, e queste dichiarazioni. Vedo bene Baggio al Milan, l'autore dell'1-1, un giorno poi indosserà, come sappiamo, la maglia del Milan. Sacchi non si lascia influenzare e a Napoli schiera in attacco Borgonovo e Stroppa. Rijkaard, tra le altre cose, dovrà lasciare il campo per infortunio a fine primo tempo. Al termine della gara Ancelotti fa il conto delle conclusioni in porta, 4 tiri e 3 reti per gli azzurri. Quella gara ovviamente vide Maradona protagonista e Carnevale che realizzò una doppietta per il definitivo 3-0 finale. La partita però entra nella storia proprio per il post gara con le dichiarazioni e le immagini che riprendono Diego Armando Maradona con la maglia numero 6. Questa è di un grandissimo giocatore. Io penso che Franco Baresi è il massimo come difensore, per quello questo è un ricordo che me lo porterò per tutta la vita. Abbiamo citato Totò, il più grande, ma con Napoli non possiamo non citare Massimo Troisi, uno dei più grandi interpreti del cinema italiano, il comico dei sentimenti. Epica la scena in cui cercava insieme a Roberto Benigni di insegnare a Leonardo da Vinci a giocare a scopa. Quando c'è l'otto per terra non puoi prendere 7 più 1, congedandosi con un arrivederci maestro, però manca la scopa. E le carte, anche qui, le carte hanno un legame con la terra partenopea. I vicereami spagnoli introdussero a Napoli intorno alla metà del 500 le carte da gioco, per come le intendiamo oggi. Il legame con la Spagna torna ancora una volta. Studiosi pensano siano stati gli arabi i veri inventori del gioco delle carte, ma gli arabi ovviamente le portarono a loro volta in Spagna, intorno al 1370 a Barcellona. I simboli rappresentati sulle carte sono scene quotidiane disegnate a mano. Il 10 di spade diventa il re Ferdinando, il 9 di spade un cavaliere con la scimitarra, tipico dei cavalieri medio orientali. Il 9 come Marco Van Basten, il cavaliere rosso-nero. Ci sono le carte napoletane e le carte da poker.
Dopo l'ultimo precedente analizzato, con la stagione 89-90, conclusa con il secondo scudetto nella storia del Napoli, la formazione azzurra ha chiuso le stagioni successive, prima di arrivare a questo nuovo precedente, con un settimo e un quarto posto. 1992-93. Il Milan cerca l'ennesimo salto di qualità a livello internazionale, veste di rossonero Savicevic, Lentini e il pallone d'oro Jean-Pierre Jepepe Lemoko Papin. Capello l'allenatore dei rossoneri. Il Napoli rilancia, acquista Fonseca, Tern, Pari e Angelo Carbone, conoscenza ovviamente rossonera. Diego Armando Maradona è stato fermato un anno e mezzo prima per le note vicende legate al doping e nel 92 tornerà a correre in campo ma con la maglia del Siviglia. Quel Milan parte alla grande, nelle prime 8 giornate colleziona 7 vittorie nelle prime 7, un pari, 0-0 contro il Torino, in quel momento secondo in classifica. 8 novembre 92. È il nuovo precedente che ripercorreremo insieme. Il motivo ve lo mostra sul campo Marco Van Basten e da qui torniamo indietro a quel poker. Il Napoli non stava vivendo un bel periodo in campionato, con 4 sconfitte nelle prime 8, ed in Europa il PSG di George Weah elimina al secondo turno i partenopei. Ranieri non riesce a trovare il bandolo della matassa, tanto che il San Paolo sembra la pianura padana. Nel pregara i fumogeni sono la voce delusa dei tifosi del Napoli. Il primo poker in Serie A di un centravanti, favoloso, quel Marco Van Basten, capace di realizzare in quel momento 12 gol nelle prime 9 gare di quel campionato. Il 6-10-88 aveva già realizzato una quadripletta, ma era Coppa dei Campioni nel 5-2 contro il Vitoccia Sofia. Un'altra poi storica e indimenticabile la realizzerà poco dopo contro il Göteborg e quella meravigliosa rovesciata. Il povero ex Giovanni Galli sarà amaro protagonista dello show del Cigno di Utrecht. Con questo sono 43 risultati utili consecutivi per il Diavolo. Per riassumere l'1-5 finale basta prendere il microfono di Fonseca nel post-gara. Dite che non sono entrato in partita? La partita non c'è mai stata. Il Milan vincerà al termine della stagione il suo 13° titolo. Per Van Basten quella fu l'ultima grande partita della sua carriera. I giornali dell'epoca diedero 9 alla sua prestazione, pressoché perfetta. Dieci anni prima della fondazione dell'AC Milan, nel 1889, nacque lei, la pizza margherita. Non potevamo non parlare della pizza, pomodoro, mozzarella e basilico, i colori della bandiera italiana in onore della regina Margherita di Savoia. Questa è la storia giunta ai giorni d'oggi, anche se in realtà la pizza margherita esisteva da diversi decenni. La migrazione del secondo dopoguerra ha velocizzato e diffuso nel mondo la conoscenza della pizza, oggi patrimonio dell'UNESCO. Facciamo un altro salto storico, questa volta per raccontarvi l'ultimo dei 5 Milan-Napoli selezionati. Siamo in una nuova stagione che condurrà i rossoneri ancora una volta al tricolore, 2010-2011. Il confronto anche questa volta torna a valere per il titolo. Il Napoli contenderà lo scudetto alle milanesi e la sfida del 28 febbraio 2011 vale molto. I partenopei hanno condotto la stagione stabilmente al secondo posto, con l'Inter attaccato al trenino di testa. Il Milan di Allegri dall'11ª giornata è la capolista solitaria. Milan 55, Napoli 52, Inter 50. La Vezia è squalificato nel 3-4-2-1 di Mazzarri, trova spazio Mascara con Hamsik dietro a Cavani, Milan con Robinho dietro a Pato ed Ibra. Succede tutto nella ripresa, ma vi diamo un indizio. Il Napoli non tirerà mai in porta e De Santis sarà, secondo i giornali del giorno dopo, il migliore per gli ospiti. Il Papero chiuderà con 14 reti in Serie A dopo i 12 della passata stagione. Il gol vittoria di Verona contro il Chievo trova seguito e la sfida scudetto contro gli azzurri. Il brasiliano, che proprio in uno spettacolare Milan-Napoli del gennaio 2008 aveva trovato esordio e gol con il Diavolo. Ibra la sblocca dal dischetto dopo un primo tempo a tinte rossonere, poi Pato, assist a Boateng al bacio e rete, ha fatto tutto quel che ha voluto, nella gara e nell'azione del gol. Prende palla, si fa il campo palla al piede, detta i tempi dell'azione, prima accelera poi rallenta. Tutti lo guardano, la palla è in rete e lo scudetto si cucirà sul petto dei ragazzi. A rappresentare la musica napoletana Napoli e ricollegandoci a Troisi non possiamo non citare Pino Daniele e la canzone scritta a quattro mani con l'amico Quando. Amore e tormento in una forte impronta partenopea.
quasi sentiamo riecheggiare quel tu dimmi quando, colonna sonora di Pensavo fosse amore, invece era un Calesse. Sarà amore? Sarà un Calesse? Sarà l'asinello a trascinarlo? Cambiando note, la musica della Champions League questa volta farà da sottofondo musicale a questa spettacolare partita ricca di storia dentro e fuori dal campo, come abbiamo visto. Un urlo così forte al termine della canzone europea la si può sentire solo a San Siro o allo stadio Maradona.